Pannelli a muro, la sottostruttura. Attualmente vengono utilizzati tre tipi di sottostruttura per fissare i pannelli: alluminio, acciaio zincato, legno. Le lastre in fibrocemento sono forti e leggere, caratteristiche che riducono la quantità di sottostruttura necessaria. Questo è un notevole vantaggio rispetto ad altri materiali. La posizione dei pannelli è determinata aggiungendo lo spessore dell'isolante alla dimensione della camera di ventilazione, lasciando un po' di tolleranza per i muri irregolari. Qualunque sia la sottostruttura utilizzata, i muri dovrebbero essere comunque trattati dai posatori prima dell'installazione, per garantirne la regolarità e assicurare così un fissaggio corretto. Alluminio. La struttura più utilizzata è un sistema regolabile in alluminio. Si deve disegnare la posizione delle staffe a muro, fissarle in modo accurato utilizzando delle viti adeguate e, se necessario, un termostop. Si deve posizionare l'isolante sulla parete. Utilizzando le clip sulle staffe a muro, si inseriscono i profili a T verticali dietro ai giunti dei pannelli verticali e i profili a L come supporto intermedio dei pannelli. Quando l'allineamento è confermato, si fissano i profili. Il fissaggio del montante prevede punti fissi e mobili. Ogni profilo verticale deve essere fissato con un punto fisso. Questo di solito è posizionato alla sommità o al centro del profilo. In questo punto si scarica la maggior parte del peso del rivestimento. Il rivetto o la vite sono posizionati nel foro della staffa per bloccare il profilo in posizione. È importante assicurarsi che i punti fissi siano sullo stesso livello. Gli altri punti di fissaggio sono mobili. Il rivetto o la vite sono inseriti nell'asola. Questo mantiene il profilo in posizione, permettendo però la dilatazione termica della sottostruttura. È importante lasciare 20 mm di spazio tra i profili verticali. Questo spazio deve tenere in considerazione la posizione dei giunti orizzontali tra i pannelli. Nessun pannello deve essere fissato su profili verticali differenti, perché il movimento della sottostruttura può causare la rottura del pannello. Se vengono utilizzati profili non verniciati, il metallo, che può riflettere la luce del sole e dare un aspetto indesiderato, può essere coperto con nastro nero o pittura dietro a tutti i giunti. Acciaio zincato. Nonostante la dilatazione termica dell'acciaio zincato sia differente da quella del metallo, il metodo di fissaggio è simile. Le staffe a muro sono fissate con punti fissi e mobili, lasciando uno spazio alla fine dei profili AU e Omega, da coprire con eventuale nastro nero o pittura dietro ai giunti. Legno. Questo sistema utilizza le staffe mobili per sostenere i montanti in legno. Questo permette l'assestamento dei listelli su superfici murarie irregolari e può ospitare un isolante fino a uno spessore di 100 mm. La staffa con questo termostop è fissata al muro con bulloni o viti. Le staffe vengono fissate alternativamente a destra e sinistra del montante per assicurare stabilità. Le staffe dei montanti contigui sono anche alternate orizzontalmente. I montanti di spessore 50 mm sono fissati alla staffa da 4 viti in acciaio passo legno. Qualsiasi aggiustamento di livello può essere fatto prima del bloccaggio finale del bullone della staffa.